30 marzo, a 170 anni dalla sua nascita, ricordiamo Vincent van Gogh e lo facciamo attraverso 8 aneddoti curiosi per ricordare una delle più affascinanti personalità artistiche di sempre. 1. Le candele. Per dipingere di notte, rischiarare tela e tavolozza, Van Gogh indossava spesso un cappello di paglia costellato di candele accese. Varie fonti raccontano di averlo visto lavorare in alcuni caffè con lo strano indumento in testa e le candele incastrate nella tesa e fissate con alcune mollette. L'attitudine a dipingere di notte era visibile nelle sue opere, ma anche in alcune testimonianze scritte. Spesso ho l'impressione che la notte sia molto più viva e riccamente colorata del giorno, si legge in una lettera al fratello Theo. In un altro passo della loro corrispondenza, Vincent racconta che la notte stellata sul Rodano fu dipinta in notturna, sotto un getto di gas, con riferimento forse alla lampada usata per farsi luce. 2. Il suo orecchio sinistro. L'automutilazione dell'orecchio sinistro, spesso citata come la prova della sua conclamata follia, potrebbe nascondere in realtà la vendetta di un amico. Secondo alcuni storici, sarebbe stato il pittore Paul Gauguin, esperto schernitore, a mozzare parte del lobo e non l'orecchio intero durante una delle loro frequenti liti, mentre era suo conquilino. È la tesi sostenuta da due storici di Amburgo, Hans Kaufmann e Rita Wildegans, nel libro L'orecchio di Van Gogh, Paul Gauguin e il patto del silenzio. I due ritengono che Van Gogh abbia poi raccontato di aver compiuto il gesto da solo per coprire Gauguin e convincerlo a continuare a vivere con lui. La tesi è controversa e rifiutata da molti. La ricostruzione dei fatti è ancora oggi incerta. 3. La notte stellata. Uno dei capolavori pittorici più apprezzati al mondo fu dipinto dalla finestra di un ospedale, quello di Saint-Paul-de-Mausoles, appena fuori Saint-Rémy, dove Vincent chiese di essere ricoverato nel 1889. In quello stesso periodo Van Gogh realizzò alcune delle sue opere più celebri, come Iris e Oliveto. Il pittore non fu mai soddisfatto della notte stellata. «Non mi dice niente», scrisse in una lettera al fratello. 4. La tomba dell'infanzia. Il Vincent van Gogh bambino crebbe vedendo una tomba che portava scolpito sulla lapide il suo stesso nome. Lì vicino alla chiesa della cittadina di Zundern, in Olanda, dove nacque il pittore, era sepolto il fratello maggiore, nato morto. Vincent prese lo stesso nome del defunto fratellino. 5. L'inizio tardivo. Van Gogh iniziò a dipingere solo all'età di 27 anni, ma ebbe poi modo di recuperare il tempo perduto con circa 900 dipinti, in media 2 alla settimana, e 1100 disegni realizzati prima della sua morte a 37 anni. Prima di tentare la carriera pittorica, provò a diventare maestro e mercante d'arte. 6. Il giallo. Il giallo cromo, una sorta di firma pittorica che caratterizza alcuni dipinti di Van Gogh, come i girasoli e la camera di Arles, doveva essere molto più brillante quando fu steso su tela. Con il tempo questo pigmento instabile è andato sbiadendo e ha virato verso il marrone. Riportarlo alla brillantezza originaria non è possibile, dicono gli esperti, si rischierebbe di danneggiare i dipinti in modo irreversibile. 7. L'immagine. Jean Colmont, una francese di Arles, vissuta 122 anni e morta nel 1997, incontrò Vincent van Gogh nel 1888 nel negozio di famiglia. Lo descrisse come sporco, malvestito, sgradevole, per niente cortese e decisamente malato. 8. La foto misteriosa. Oltre ai tanti autoritratti, potrebbe esserci anche una foto a ritrarre il volto di Van Gogh. Se quello sia davvero il viso del pittore, è ancora soggetto di dibattito. Lo scatto, databile nel 1887, è stato ritrovato da alcuni studiosi francesi. Van Gogh potrebbe essere, secondo alcuni, il terzo uomo sulla sinistra, mentre quello all'estrema destra sembrerebbe Gauguin. Il punto è che Vincent van Gogh non amava essere fotografato e non ci sono altri scatti del pittore a quell'età che permettano un confronto. Gli esperti del Van Gogh Museum di Amsterdam affermano che quell'uomo non è il pittore. Nonostante questo, quella foto è stata battuta all'asta per 120.000 euro a Bruxelles lo scorso mese.